Bentornati amici blucerchiati, finalmente ci troviamo a commentare una partita della Sampdoria che se non altro porta a casa dei punti dopo il match contro i Granata a Torino al termine di un incontro che è stato un'altalena di emozioni. Abbiamo provato lo sconforto nel primo tempo chiuso sotto di un gol al termine di una prestazione soprattutto dal punto di vista offensivo insoddisfacente. La sorpresa, la soddisfazione invece di vedere una grande reazione all'inizio del secondo tempo e poi un finale con il fiato corto e il rischio, la paura di perderla con il Torino che stava per completare la rimonta. Alla fine è un pareggio che portiamo a casa, almeno secondo me, con soddisfazione. Ranieri, che a inizio partita, anche durante, sembra accontentare tutti i critici, nel senso che alcune critiche gli erano state mosse. Dall'inizio abbiamo visto giocare Verre, che era uno dei giocatori più richiesti, abbiamo visto Ferrari, che è stato spesso invocato, visto la non sempre perfetta affidabilità degli altri giocatori del reparto centrale difensivo. E poi un'altra critica era cambi troppo tardivi. Stavolta intervallo, quattro sostituzioni contemporaneamente anche per dare un segnale alla squadra e direi che ha funzionato. Ma andiamo a vedere nei singoli giocatori come è andato questo Torino-Samp 2-2. Iniziamo da Emi Laudero, 6 e mezzo per il nostro portiere che sui gol non può nulla, forse è stato poco reattivo sull'1-0 che è stato annullato al Torino perché Belotti l'aveva battuto con una conclusione abbastanza debole. Sull'1-0 Reale ha potuto poco e nulla. Sul 2-2 era un calcio d'angolo battuto bene da Verdi e con Meite che ha staccato più alto di tutti e con tanto traffico lì in mezzo è stato molto solido però nelle parate su Rodriguez, su punizione, sul tiro al volo di Verdi e su un paio di mischie in cui è stato molto molto reattivo e è stato decisivo nel portare a casa il punto per la Samp. Passiamo alla difesa. Iniziando da Bartosz Berezinski, terzino destro, 6 per il polacco che ha finito secondo me in parità la prestazione, il duello con Ansaldi che attaccava da quella parte per il Toro. Sottolineo come ancora non sia sufficiente e soddisfacente invece l'intesa offensiva sulla corsia destra tra il polacco appunto e Antonio Candreva. Spesso si pestano i piedi, non hanno le distanze giuste per creare qualcosa di utile e pericoloso allo sviluppo offensivo della Samp. Ferrari, 6 e mezzo, il mio è un voto forse un po' troppo alto, ma di stima e di, come dire, augurio per il centrale modenese che oggi aveva un bruttissimo cliente che infatti gli è scappato sul gol dell'1-0, mi riferisco ovviamente a Belotti, lo ha fatto ammonire nel secondo tempo, ma è stato un giallo ben speso, quello di Ferrari che ha evitato in questo modo che Belotti andasse in porta. Per il resto è stata secondo me una bella partita del difensore centrale ex Hellas e Bologna che può tornare molto utile alla causa blucerchiata, avere un altro centrale disponibile, un giocatore molto pulito che però sa anche usare il fisico ed è essenziale dal punto di vista tecnico. Partita invece un po' più difficile per Yoshida, che infatti è uscito all'intervallo, è stato uno dei quattro coinvolti nella rivoluzione dell'intervallo da Ranieri, che era squalificato, i cambi li ha fatti Benetti. 5 e mezzo per il centrale giapponese che soffre un pochino la marcatura che doveva operare su Zaza che lo porta un po' a spasso, lo porta un po' fuori e Yoshida quando perde i riferimenti va in difficoltà. Sostituito poi da Lorenzo Tonelli, voto 6 per il centrale toscano che è entrato e ci ha fatto vedere nel bene e nel male di che cosa è capace, ma la sua caratteristica principale è l'aggressività e secondo me serviva anche come segnale alla squadra, serviva uno che desse la scossa dal punto di vista agonistico, è entrato con contrasti duri, un po' di palle recuperate, non lasciava respirare gli attaccanti del Torino. Poi ovviamente ha rimediato la solita ammonizione per un fallo su Zaza, però mi è piaciuto l'approccio del difensore centrale ex Empoli e Napoli. Tommaso Augello, 5 e mezzo per il laterale mancino che è tornato ai suoi livelli dal punto di vista offensivo, ha lavorato un po' di palloni in modo molto molto interessante e molto qualitativo, però è stato protagonista della grave disattenzione che ha portato all'1-0 del Torino, facendosi scappare Singo e fermandosi, sperando nella chiamata del guardaline su quella possibile uscita del pallone. Il pallone non era uscito, ma nel dubbio te lo insegnano, devi continuare a giocare. È stata una disattenzione fatale che ha permesso al Toro di portarsi in vantaggio.
Passiamo al centrocampo. Antonio Candreva, migliore in campo della Samp, voto 7 per il laterale romano che nel primo tempo, vedendo le difficoltà di impostazione della Samp, ha lasciato spesso il binario di destra muovendosi in orizzontale, andando a ricevere palla centralmente per aggiungere qualità. Nel primo tempo l'ha fatto, ma ha sostanzialmente aggiunto altro disordine, altra confusione. Nel secondo tempo l'ha fatto meglio, anche perché Quagliarella aveva un compagno d'attacco e ne parleremo. Da quella posizione lì ha fatto nascere il gol dell'1-1 che lui stesso è andato a firmare, andando a battere una punizione al centro-sinistra, sfruttando il lavoro di Quagliarella e freddando Sirigu, e poi ha servito una bellissima palla per il 2-1 di Quagliarella, quindi materializzando sul campo la gag che era stata allestita per la loro presentazione con Candreva nelle vesti di cameriere che avrebbe dovuto servire Quagliarella. In questo caso l'hanno fatto in entrambi i sensi per l'1-1 e il 2-1. Centrale di destra giocava Morten Thorsby, 6 per il norvegese, ha fatto un po' fatica anche lui nel primo tempo, nel secondo. Il solito gigante a fare contrasti, a dare sportellate, colpi di testa, palle recuperate, una certezza, non tradisce mai il norvegese. Un po' sottotono invece lo svedese Albin Ekdal, 5 e mezzo, anche lui coinvolto dall'apatia del centrocampo blucerchiato nel primo tempo, è uscito all'intervallo, sostituito da Silva, ha fatto sempre la giocata scolastica, il compitino, mai quello che potesse dare un po' di imprevedibilità alla manovra blucerchiata, cosa che invece ha provato a fare Silva, a cui diamo 6, e anche lui secondo me faceva parte del messaggio che Ranieri coi cambi voleva dare alla squadra, cioè un segnale di avere maggiore iniziativa, maggiore personalità, più qualità nel palleggio. E Silva l'ha dato senza fare cose memorabili o clamorose, però qualche palla giocata in più, qualche palla chiamata anche nel traffico, quindi mi piace l'apporto che ha dato Silva. Poi anche lui è andato un po' sott'acqua nel finale, quando il Toro attaccava e i centrocampisti avversari scendevano da tutte le parti. Chiudiamo il centrocampo tra i titolari con Jakub Jankto, 5 per il ceco, ha fatto molta fatica a essere incisivo, anzi non lo è stato nel primo tempo, poi è uscito anche lui all'intervallo. La Samp insisteva praticamente solo da quella parte, però in modo molto prevedibili. I movimenti, quando aveva palla Augello e guardava davanti a sé, i movimenti tra Verre, Jankto e Quagliarella non erano ben sincronizzati, e quindi la Samp rendeva molto facile le letture del Torino difensivamente. Al posto di Jankto invece è entrato un ottimo Mikkel Damsgaard, 6 e mezzo per il danese, che pur senza entrare nelle azioni dei gol è riuscito a far vedere i suoi dribbling, a lavorare bene qualche pallone con qualità, quindi continua a essere una conferma l'esterno classe 2000. Passiamo all'attacco, trequartista giocava Valerio Verre, 5 e mezzo, anche lui alla fine ha annaspato nelle difficoltà della Samp del primo tempo, spazi troppo stretti, congestionati, la Samp arrivava male lì a dare palla a Valerio Verre che si trovava uno o due uomini addosso e non è riuscito a pulire, lavorare dei palloni in modo interessante per Fabio Quagliarella. Al posto di Valerio Verre, nel secondo tempo, ha giocato Manolo Gabbiadini, a cui diamo 6, un inizio super promettente, con un pallone lavorato e servito a Quagliarella dopo 15 secondi, fuori gioco di Quagliarella in quell'occasione, che comunque aveva sbagliato il tiro parato da Sirigu. Però è stato un bel segnale, un bel messaggio che ci dice una cosa che ovviamente già sapevamo: Fabio Quagliarella, con una punta vicino, gioca tutto un altro tipo di partita. Poi Manolo è un po' sparito dal match, l'abbiamo rivisto verso la fine con un cross di destro anche interessante dal fondo, però serve come il pane il suo sinistro, il suo apporto, ha giocato 45 minuti, speriamo possa aumentare il minutaggio in attesa di avere anche Keita Balde nelle rotazioni. Fabio Quagliarella, 6 e mezzo per il capitano che firma un gol. Non è un assist tecnicamente quello per Candreva, ma è un bel pallone lavorato per il pareggio tenendo Bremer a distanza. Aveva guadagnato quella stessa punizione Quagliarella sempre evitando l'anticipo di Bremer, cosa che nel primo tempo però gli era riuscita praticamente mai. E Fabio Quagliarella, soprattutto quando gioca da solo in attacco, fa molta fatica a reggere anche fisicamente il confronto con difensori centrali che spesso sono più prestanti di lui. E se non hanno nessun altro da controllare, possono permettersi di azzardare l'anticipo sul attaccante napoletano con più sicurezza e più tranquillità. Al posto di Quagliarella è entrato Gaston Ramirez, che sarebbe da senza voto perché è entrato per pochi minuti e non ha avuto modo di partecipare a azioni offensive, però
È anche vero che ha evitato il gol del 3-2 del Torino su un calcio d'angolo, un calcio piazzato dei Granata, quindi nella propria area ha messo in calcio d'angolo, salvando di fatto il 2-2, quindi un apporto importante anche se nella propria area e non nella tre quarti avversaria come di solito fa il trequartista uruguagio. Chiudiamo con il voto a Mister Ranieri che è 5,5 perché la partita è stata nel primo tempo negativa, male nella fase offensiva. Malissimo, movimenti senza palla, non c'erano alternative alla palla lunga di Augello per qualcuno là davanti e poi magari un'eventuale caccia alla seconda palla che però non è riuscita. Poco attenta e poco reattiva anche la fase difensiva, le scelte ottime nell'intervallo, i cambi hanno avuto l'effetto sperato. Finale però con, dicevamo, la lingua fuori, con la fatica a rincorrere un Torino che ha finito invece in crescendo e è andato vicino al gol del 3-2. Alla fine il pareggio è giusto, secondo me tatticamente non è stata letta la posizione di Verdi, che quando è entrato, oltre a battere il calcio d'angolo del 2-2, però sbucava da tutte le parti e non riusciva a prenderlo nessuno e ci ha messo in grosse, grosse difficoltà. Questa è stata una cosa. Tatticamente la Samp ha fatto fatica a leggere un punto fondamentale, positivo, che interrompe la striscia negativa e ci fa guardare con maggiore ottimismo a questo dicembre terribile che ci vedrà intanto nelle prossime due opposte alla capolista, il Milan, a Marassi domenica sera e poi ci sarà la trasferta di Napoli contro gli azzurri di Gattuso. Grazie a tutti, aspetto i vostri commenti qui sotto. Ciao!